La domanda che ti sorgerà spontanea è: ma cosa diavolo sta facendo questo? All'Avertezzo, nel mese di febbraio, in costume. Facciamo un passo indietro. Lui è Massimo, terapista shiatsu. Oggi si trova all'Avertezzo per vivere un'esperienza che gli permette di vivere il suo corpo e di dargli fiducia. Per lui è un nutrimento per la sua energia vitale e connette consapevolmente la sua fisicità attraverso l'elemento acqua e il freddo con la natura. Seguendo le linee dello shiatsu, che si basano sullo stimolare l'energia vitale, la consapevolezza del corpo e delle emozioni, immergersi nell'acqua fredda attiverà in lui delle sensazioni molto intense. Massimo, nell'acqua fredda, si concentra sulle parti del suo corpo che sono rilassate e calde. Le espande con il respiro e lascia circolare liberamente la sua energia vitale. Lui espande le sensazioni piacevoli fino al momento in cui il suo istinto dice: ok, ora è abbastanza. Sulla riva lascia che il suo corpo si riscaldi naturalmente tremando. In quel momento sente quanto lui sia vulnerabile e quanto forte sia la natura. La sensazione di aver sperimentato in piena consapevolezza una situazione dolorosa e difficile lo rende felice e lo riscalda dall'interno, preparandolo alle sorprese e alle sfide della vita.